In questa sessione parleremo di creatività e stato mentale. Qual è la condizione psicofisica ideale per lo sviluppo della creatività? È una condizione essenzialmente di rilassamento fisico e di apertura e consapevolezza mentale. La maggior parte delle attività che noi facciamo tutti i giorni sono legate a compiti specifici, per esempio rispondere al telefono, compilare un modulo, guidare l'auto. Sono attività che presuppongono soluzioni già note e che ci precludono a nuove alternative. Prendiamo per esempio il tragitto che noi facciamo tutti i giorni per andare a lavorare. Cioè che andiamo a piedi, in auto o in bicicletta, lo facciamo in modo automatico, in modo non consapevole. E allora un semplice esercizio da fare è un po' questo. Prendiamo per esempio una camminata. Cerchiamo di camminare contando i nostri passi, uno ad uno, e stando attenti ai movimenti che facciamo con i piedi e con le braccia. Questa focalizzazione sui gesti, sui movimenti che noi facciamo, ci predispone ad essere più consapevoli del nostro corpo e quindi di vivere la vita non in modo scontato, ma in modo nuovo, diverso ogni giorno, reinventandocela qui. Lo stesso possiamo fare con i nostri pensieri, che spesso ci passano nella mente in maniera caotica, in modo convulso. Cerchiamo di visualizzare questi pensieri come entità staccate da noi, come fossero dei binari, delle auto che passano attraverso la nostra mente, come su uno schermo televisivo. Questo vedere questi pensieri, idee, in modo distaccato, secondo diverse prospettive, ci predispone ad una maggiore apertura mentale e quindi ad accogliere nuove soluzioni. Se pensiamo che la vita che facciamo è troppo frenetica, prendiamoci delle pause. Cerchiamo di vivere la nostra vita in maniera più concentrata, in maniera più consapevole, anche solo per qualche minuto. Questo approccio, che è focalizzato su una maggiore apertura mentale, su una maggiore consapevolezza di sé, del proprio corpo, della propria mente, prende il nome di mindfulness. Se andate su internet troverete diversi libri e testi sull'argomento che vi invito a leggere. In sostanza, un atteggiamento di rilassamento fisico, di apertura mentale, di maggiore consapevolezza e concentrazione sul proprio corpo e sulla propria mente è una base sicuramente utile per lo sviluppo di nuove idee e quindi per lo sviluppo della creatività.